Ammazza, oh, cioè questo è proprio il top del top. Una serie che colpisce dritto al cuore, piena di significati profondi, adatta ad un pubblico culturalmente elevato. Cioè, ma siamo noi? È perfetta per noi. Ci ha chiamato, La descrizione è nostra. Dai, vedemosela. La metto. Porca miseria. Vabbè, però 10 puntate di seguito, eh. Ma ci mancherebbe, tutte insieme. Vabbè, vabbè, vai, vai. Posto. Vita è il prodotto di un residuo non compensato nel bilanciamento delle equazioni inerenti alla programmazione di Matrix. Bella! Mazza! Bella! Oh. No, no, veramente, cioè sono molto sorpresa, io cioè non me l'aspettavo. Che gli vuoi dire? Adesso ho capito perché è piaciuto a tutti. Ma infatti, gli amici miei che mi hanno detto che capolavoro la devi vedere, no. Giusto, pazzesca. La roba... Hai visto la critica? Sì. Metacritic 100. Mazza, 100, cioè, storico. Mai successo. Ma Rotten Tomatoes che dice? 100. Cioè, perché poi c'ha questa complessità, capito? Che sembra tutto scollegato. Sembra. Fate a cazzo, no? Sì. No, sembra. E invece, sai, ci ho visto proprio del profondo, è pregna, capito? C'è tutta questa metafora sul tempo, questa caducità della vita, la mortalità, capito? È importante. Che poi, se ci pensi, no? Terza, quarta puntata, tu c'hai il Lynch proprio là, però moderno, colorato. Poi dopo, andando verso la fine, s'affaccia Nolan e dice, oh, no, il tempo non è multilineare. Bravo. Sì, no, sono d'accordo, cioè sono contenta che comunque la vedi come me, che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Io ci ho visto anche Der Malik, ma sai il Malik quello frizzantino però? Quello dei primi tempi. Bravo, bravo, esatto, sì. Che poi, no, se vedi bene, si tratta di minimalismo esistenziale. Un chiaro omaggio a Chantal Egerman. Dico, a me mi ha fatto schifo sta serie. Mamma mia, che cazzo ho visto, che schifo. Mamma mia, 10 ore buttate. Che pazienza, aiuto. Che rate. Ma che poi c'è l'avvocato gay, no? Ma era un mutante o un cyborg? Ma poi per non parlare di quella là, quando muore la regina di draghi? Ma chi ha ammazzata? Quello ragazzino con occhio solo o la dottoressa filosofa? Cioè, io... Boh. Senti, ma che cazzo è Chantal Egerman? Ecco, appunto. Guardiamo.